Qualche mese fa, in un video nel quale discutevo di come l'evento di Celebi in Pokémon Oro, Heart Gold e Argento Soul Silver potesse essere sfruttato meglio, ho fatto una rapida citazione alla GS Ball, promettendomi di riparlarne in futuro. Oggi in questa teoria Pokémon, molto più breve rispetto a quella che avete visto domenica, proverò a fornire una spiegazione ai misteri che ruotano attorno a questa Pokéball e al Pokémon ad essa associata, ossia il già citato Celebi. Ricordiamoci però che parliamo di un elemento di lore che è stato totalmente tagliato, tanto dalla anime quanto dal videogioco, e che dunque risulta difficile ricostruire se non immaginando che cosa quell'oggetto potesse rappresentare in quel momento del brand, la storia di questa Pokéball. E dunque questa, più che una vera e propria teoria basata su delle connessioni logiche, procederà per dei ragionamenti analogici, immaginandoci un qualcosa che nel concreto mai si è visto e mai si vedrà. Prima di cominciare però è giusto introdurre l'argomento per chi ne sapesse poco o nulla. Celebi è protagonista del primo evento speciale mai presentato in Pokémon, che registra anche la prima ed unica apparizione nei videogiochi della GS Ball. La storia più curiosa circa questo tipo di Pokéball risiede però nell'anime, nel quale essa avrebbe dovuto essere protagonista di un intero arco narrativo poi cassato dal progetto definitivo. Secondo un'intervista allo sceneggiatore dell'anime Pokémon Misamitsu Hidaka, riportata nel 2008 sul portale Pokébeach, la GS Ball avrebbe dovuto contenere al suo interno proprio Celebi, che sarebbe stato protagonista di una sua storyline. Tutto ciò venne però depennato quando si decise di preservare Celebi per il film Pokémon Forever, lasciando all'interno dell'anime la GS Ball tra le mani di Franz, sperando che la fanbase se ne dimenticasse. Ma se oggi siamo qui è perché questo non è successo, e anzi la voce di questa storia è arrivata alle orecchie di chi, come me, l'anime non l'ha praticamente mai visto. Ora, dalle dichiarazioni di Hidaka giungiamo in possesso di un'informazione tanto scontata quanto importante. All'interno della GS Ball doveva essere contenuto proprio Celebi, e il mistero riguardo a ciò che la GS Ball contiene è dovuto al fatto che la peculiarità di questa specifica Pokéball è quella di non essere apribile in alcun modo, né dall'esterno tramite l'intervento dei professori di turno, né dall'interno. Ora, da qui in poi inizierebbe in concreto la vera e propria teoria, ma prima occorre puntualizzare un'ulteriore questione riguardante il manga Pokémon Adventures, all'interno del quale assistiamo all'unica effettiva realizzazione di una trama incentrata sulla GS Ball. Senza spoilerare nulla di significativo, dato che anch'io mi devo recuperare quella parte di manga, in quest'ultimo la GS Ball viene creata da un personaggio con il fine, abbastanza scontato, di rinchiudervi Celebi. Già solo queste pochissime informazioni andrebbero a ledere il contenuto della teoria se non prestassimo attenzione alle date di pubblicazione sia del manga che dell'anime. Il volume 8 di Pokémon Adventures, all'interno del quale, seppur anonimamente, debutta il personaggio che poi avrebbe creato la GS Ball, viene pubblicato più di un anno e tre mesi dopo l'ultimo episodio dell'anime all'interno del quale la GS Ball è stata citata, e dunque ben dopo che quest'ultima sia di fatto caduta nell'oblio. Vi basti pensare che il film Pokémon Forever, che abbiamo detto essere la causa principale del cassamento dell'intera storyline di Celebi all'interno dell'anime, ha debuttato nelle sale cinematografiche il 7 luglio 2001, e quindi un mese prima rispetto all'introduzione del personaggio che poi avrebbe creato la GS Ball all'interno del manga. Insomma, credo che le date parlino abbastanza chiaro. Tutto ciò che il manga ci racconta, essendo di gran lunga posteriore all'ideazione del concept della GS Ball e al suo successivo accantonamento, non ci dice nulla su cosa quest'ultima dovesse essere, e potrebbe tranquillamente trattarsi di una scelta fatta nel momento in cui l'intero brand Pokémon aveva deciso di eliminare questa sfera dal suo mondo. Ora, chiarita la questione manga, torniamo a noi. Siamo giunti alla conclusione che all'interno della GS Ball vi dovesse essere Celebi, dettaglio che rimane in un certo modo anche all'interno del manga. A questo punto non ci resta che analizzare l'evento di Pokémon Cristallo, uscito prima che la GS Ball sparisse dall'anime, che permette l'ottenimento sia della sfera che del Pokémon, il tutto per cercare di carpire quante più informazioni possibile. Dopo aver ottenuto la GS Ball al centro Pokémon di Fiordoropoli, che nelle cartucce giapponesi dove questo evento è attivabile è sostituito da un centro di comunicazione, giungendo da Franz, egli sosterrà che la GS Ball assomiglia a una
Pokéball, ma è sicuramente qualcos'altro. Dopo aver analizzato la GS Ball per una giornata intera, il bosco dei lecci inizia a fremere insieme alla Pokéball. E Franz ce la riconsegnerà con il preciso scopo di andare a controllare cosa stia succedendo alla foresta. Giungendo in profondità del bosco dei lecci, nei pressi di quello che è il santuario dedicato a Celebi, il giocatore noterà che al suo interno vi è un buco all'interno del quale entra perfettamente la sfera. Inserendola apparirà un Celebi che darà via ad uno scontro con il giocatore. Ovviamente, una volta catturato Celebi, quest'ultimo non si troverà all'interno della GS Ball, o meglio, non utilizzeremo quella sfera per catturarlo, ma sarà all'interno della sfera che avremo utilizzato in quello specifico frangente. Ora, di tutto questo racconto, immagino che ci sia un dettaglio in particolare che ha colto più degli altri la mia e immagino anche la vostra attenzione. Mi riferisco alle parole di Franz. La GS Ball assomiglia ad una Pokéball, ma è qualcos'altro. Che cosa, esattamente come una Pokéball, si schiude per dare vita a un essere vivente? Torniamo un attimo al santuario. Questo luogo è stato evidentemente costruito in antichità, dato che la sua presenza all'interno del bosco dei lecci è circondata da leggende circa il suo rapporto con Celebi stesso, ossia il protettore della foresta. Ma aspettate, se il tempio del bosco dei lecci esisteva già in antichità e se gli antichi lo hanno costruito per permettere alla GS Ball di entrarvi e verosimilmente di schiudersi al suo interno, allora ciò deve significare che gli antichi non solo avevano conoscenza della GS Ball, ma che ne avevano una letteralmente tra le mani. Ok, calma. Il popolo antico che costruì il santuario lo fece per venerare Celebi, ma al contempo possedeva la GS Ball all'interno della quale dovrebbe essere sigillato Celebi? Se la GS Ball è sempre stata sigillata, come poteva il popolo conoscere il Pokémon al suo interno? Esistono forse due Celebi? Esiste forse più di un Celebi? Il Pokédex a tal proposito ci narra due cose fondamentali. La prima è che Celebi proviene dal futuro. La seconda è che quando scompare lascia dietro di sé un uovo che da quel futuro proviene. Un uovo. Un qualcosa che assomiglia a una Pokéball, ma che al contempo non è una Pokéball. Un qualcosa che si muove lasciando presagire che al proprio interno ci sia un qualcosa che vuole uscire. Non è forse letteralmente ciò che accade alle uova Pokémon? Noi sappiamo che quando un Pokémon vuole uscire da una Pokéball lo fa senza troppi problemi. Perché mai un Pokémon forte come Celebi dovrebbe averli? Forse perché la GS Ball non è una Pokéball, ma quell'uovo che Celebi lasciò dietro di 6 anni or sono e che ora, nell'epoca attuale, è pronto a schiudersi per ridare vita a un nuovo guardiano della foresta? Pensateci. Secondo il Pokédex, le foreste dove Celebi appare crescono rigogliose, ma allo stesso tempo l'apparizione del Pokémon si deve ad un suo viaggio indietro nel passato. E lo stesso, sparendo e dunque tornando verosimilmente nel proprio futuro, lascia dietro di sé un uovo che darà vita a un altro Celebi. Cosa dovrà fare il nuovo Celebi affinché il bosco dei lecci continui ad essere rigoglioso? Semplice, deve far sì che il passato continui ad avere un guardiano che li induca al rispetto della foresta. Ergo, deve compiere ciò che il Celebi padre fece a suo tempo. Si creerebbe dunque un ciclo eterno, nel quale il Celebi padre, assistendo verosimilmente alla distruzione del bosco dei lecci, torna indietro nel tempo per farsi adorare dal popolo antico come divinità della foresta. Dettaglio confermato recentissimamente dalle descrizioni di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Prima di tornare al proprio presente, però, deporrà un uovo, che nell'epoca attuale si schiuderà dando vita al Celebi figlio. Quest'ultimo, come il padre, tornerà indietro nel tempo affinché gli uomini continuino ad avere una divinità da onorare. E come il padre deporrà un uovo affinché questo processo non smetta mai di ricondurre allo stesso risultato. E dunque per far sì che l'originaria modifica attuata dal Celebi padre mantenga in eterno la propria coerenza. Quell'uovo che ciclicamente all'interno del bosco dei lecci si schiude non sarebbe nient'altro che la GS Ball. Ma perché un uovo dovrebbe avere la forma di una Pokéball? Voglio dire, passino tutte le somiglianze. Il fatto che entrambi si schiudano liberando Pokémon, il fatto che nel farlo rilascino dei bagliori di luce bianca, il fatto che entrambi producano dei movimenti oscillatori. Passi tutto questo, ma perché un uovo dovrebbe avere la forma di una Pokéball? Perché non la forma di un uovo? Beh, noi non stiamo parlando di un uovo qualunque, ma dell'uovo di un Pokémon leggendario. In un periodo nel quale, ricordiamo, le uova Pokémon erano appena entrate nel mondo Pokémon e il tabù dei leggendari che non possono riprodursi ancora non esisteva. Nell'anime, nell'anno 2001, è presente un cucciolo di Lugia e la stessa descrizione che fa riferimento all'uovo di Celebi è presente addirittura in Pokémon Argento. L'idea originaria è
che poi è anche quella attuale, allora doveva essere che i Pokémon leggendari potessero riprodursi, ma tramite dei meccanismi ignoti all'essere umano e che non erano riproducibili in una banale pensione Pokémon. Forse perché banalmente non legata alla riproduzione sessuata. Del resto, il loro gruppo uova non è inesistente, ma sconosciuto. E nel corso delle nostre avventure nel mondo Pokémon, di uova, di leggendari e di misteriosi, ne abbiamo viste. L'uovo di Menafi, che a sua volta è in grado di riprodursi dando vita a Fionn. L'uovo che Arceus genera durante l'evento delle rovine Sinjo. E soprattutto l'uovo che alla creatura originaria diede la vita. Tutte uova che, quando le abbiamo viste, si sono dimostrate diverse dalle uova tradizionali. E allora perché l'uovo di Celebi non avrebbe dovuto avere le sembianze di una Pokéball? E soprattutto, se fece la sua comparsa in antichità, perché dobbiamo dire che la GS Ball assomiglia a una Pokéball? Non sarebbe più corretto dire che le Pokéball assomigliano alla GS Ball? Parleremo di una delle poche uova di leggendario che l'essere umano ha mai avuto l'occasione di possedere. Peraltro, a differenza dell'uovo di Menafi, ciò in tempi remoti. Ed è probabile che quel popolo antico che costruì il santuario del Bosco dei Lecci sapesse che da lì a qualche tempo sarebbe nato Celebi da quell'uovo. L'idea della scienza dei Pokémon di rinchiudere queste creature all'interno di sfere potrebbe essere nata dall'osservazione delle uova Pokémon e forse addirittura dall'osservazione delle uova Pokémon di una divinità? Sono domande a cui mai troveremo una risposta, perché stiamo parlando di un qualcosa che al 100% è stato tagliato da ogni fondamento di lore del mondo Pokémon. Forse ancora prima che tutto questo potesse svilupparsi davvero. Come detto inizialmente, questo video non è esattamente ciò che io intendo per teoria Pokémon, ma è piuttosto una ricostruzione che tenta di spiegare un qualcosa che nessuno ha mai voluto spiegarci. Pensare a una GS Ball come se fosse un uovo forse non sarà corretto e forse avrà anche delle incongruenze che non mancherete di far notare nei commenti, ma è bello. E allo stato attuale delle cose, senza alcun tipo di informazione, a me basta questo. Non ho pretese, insomma, di svelare qualcosa che a conti fatti è insvelabile. Piuttosto spero di aver raccontato quella che sarebbe potuta essere una possibile storia e spero che vi abbia fatto piacere. A me, di certo, ha fatto piacere pensarla e scriverla. Bene ragazzi, anche questo video si conclude qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un like, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate da Twitch, dove streamo da lunedì a venerdì, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.